Ben ritrovati con la rassegna stampa e studio con voi Rosario Moreno. Camici alla Lombardia dal cognato, indagato il governatore della regione Attilio Fontana, l'esponente leghista coinvolto ufficialmente nell'inchiesta sulla fornitura da 500.000 di euro di materiale medico da parte della società Dama S.p.A. gestita dal cognato del presidente Andrea Dini e di cui la moglie detiene il 10% delle quote. Il colpo di scena è arrivato al termine di settimane di accertamenti e audizioni da parte degli investigatori. L'ultimo ad essere sentito è stato Filippo Bongiovanni, il DG della centrale acquisti Aria S.p.A., anche lui indagato. La scuola riparte il 14 settembre, la ministra Azzolino firma l'ordinanza. Polemiche sui banchi, lasciateci lavorare, ha detto nel corso della kermesse Ponza d'Autore, intervistata dal direttore del fattoquotidiano.it Peter Gomez. La titolare dell'istruzione ha annunciato di star lavorando ad un'alternativa qualora i nuovi banchi non dovessero bastare per garantire il distanziamento sociale. Stiamo cercando anche altri spazi al di fuori degli edifici scolastici. Stiamo stipulando un protocollo con il ministro Franceschini per l'utilizzo di musei, biblioteche, teatri e cinema, ma sarà l'estrema ratio. Ha confermato che per il 1° settembre il recupero dei debiti scolastici, mentre sul tema assunzioni l'Azzolino ha dichiarato che i concorsi si terranno tra fine settembre e inizio ottobre. FCA APM Francoforte dice installati dispositivi per manipolare controlli e emissioni, 5 manager coinvolti, almeno 6 modelli su cui si indaga. Ai finanzieri delegati alle perquisizioni e alle acquisizioni dalla Procura di Torino su richiesta della Germania è stato chiesto di acquisire le email tra il 2014 e il 2019 di una 60 di dipendenti, i software dei dispositivi di controllo dei cicli dei motori, incluse le versioni di prova e gli aggiornamenti. Nel capoluogo piemontese l'inchiesta è stata aperta 3 anni fa ed è contro ignoti. Carabinieri arrestati, uno degli indagati ha detto ho fatto tanti lavoretti in caserma, sempre gratis, la droga nella mia auto, non l'ho messa io. Matteo Giardino ha 58 anni ed è fra i civili coinvolti nell'inchiesta sulla caserma di Piacenza. Lui ha i domiciliari, mentre i 3 figli sono finiti in carcere tra Parma e San Vittore. Secondo l'accusa è nella loro abitazione di campagna che veniva nascosta e depositata la droga destinata all'appuntato Peppe Montella. Nell'intervista al fattoquotidiano.it l'uomo nega di aver custodito la marijuana destinata al presunto giro messo in piedi dai militari e racconta di averli aiutati più volte senza prendere soldi. Perché l'America non può essere come l'Italia? Lì non ci sono incapaci. Il premio Nobel Krugman promuove la gestione Covid di Roma. In un editoriale sul New York Times, non senza qualche stereotipo sugli italiani allergici alle regole, l'economista riconosce i meriti dell'Italia e del suo governo durante la pandemia. Ha detto il malato d'Europa? E allora cosa si dovrebbe dire degli USA? Possiamo solo invidiare gli italiani. Notizie da Napoli e dalla Campania. Coronavirus in Campania, focolai e nuovi ricoveri. C'è il rischio della seconda ondata. Si sono aggravate le condizioni di salute di un paziente di Giuliano, giunto nei giorni scorsi al pronto soccorso del Cotugno insieme alla moglie. Alla febbre, che da un paio di giorni non passava, scambiata per un colpo di calore, si è associata ai tipici sintomi dell'infezione da Covid-19. La polmonite provoca una grave insufficienza respiratoria con livelli di ossigenazione del sangue molto bassi. In serie condizioni, sempre al Cotugno, un secondo paziente, non anziano, ricoverato in subintensiva di ritorno da un viaggio nei Balcani. Terra dei fuochi, blitz tra Napoli e Caserta, 8 lavoratori irregolari denunciati. Prosegue la stagione estiva di verifiche sul campo che comporta intensificati accertamenti sulle illegalità nel ciclo dei rifiuti mirati per categorie produttive e specifiche aree territoriali. Secondo una pianificazione coordinata dalla Prefettura di Napoli con la Prefettura di Caserta e con le questure e le forze di polizia di entrambe le province, su programmazione dell'incaricato per il contrasto appunto del fenomeno dei roghi nella regione Campania.
Notizie dalla Puglia. Coronavirus Emiliano, dice, convochiamo task force anti-Covid. Oggi convocheremo la task force anti-Covid perché i segnali che provengono dal mondo sono segnali che inducono tutti ad una grande attenzione. Ad affermarlo il governatore della Puglia, Michele Emiliano, a margine della presentazione della Notte della Taranta 2020, in una giornata in cui sono stati registrati 13 nuovi casi di coronavirus in aumento rispetto ai giorni scorsi. Torna il maltempo su varie province, allerta meteo per sabato 25. Dopo un paio di giornate di caldo intenso, torna il maltempo su varie province. La Protezione Civile Regionale ha infatti emesso un'allerta meteo valida dalle 8 di oggi 25 luglio e per le successive 12 ore. Previste precipitazioni da isolate a sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale. Notizie da Treviso e dal Veneto. La Lega tenta di scaricare la trevigiana Cacciolato. Non è un'iscritta al nostro partito, hanno detto. È amministratrice di un'azienda con interdittiva antimafia. Il sindaco Conte dice che la candidatura è stata una parentesi. Villorba, la lite tra vicini finisce in tragedia. Un 80enne è morto a causa di un forte trauma cranico causato dalla spinta di un 40enne. Aggredita in strada, 90enne oppone resistenza e mette in fuga il ladro. Tentato scippo nel tardo pomeriggio di venerdì 24 luglio in via Domenico Cimarosa a Castelfranco. L'anziana è caduta a terra ferendosi alla gamba e il ladro è in fuga a mani vuote. Madre e figlia sorprese in casa dai ladri, legate e derubate. L'episodio risale allo scorso 23 dicembre 2019 e avvenne a Guglia di Valdobbiadere. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile sarebbero ad un passo da identificare gli autori del colpo. Dimezza i chilometri e vende un appunto a 5.000 euro, un ventenne denunciato. Il giovane, accusato di frode in commercio, è stato smascherato dai carabinieri di Vedelago. L'acquirente si è reso conto quasi subito del raggiro subito. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Sono 13 gli indagati per la morte del piccolo Stefano. Gli inquirenti hanno assunto le testimonianze delle persone presenti al momento della tragedia nel parco Coronini-Cronberg, molte delle quali minori. Sarà un'inchiesta molto complessa quella legata alla morte del piccolo Stefano, il 13enne di Gorizia che ha perso la vita dopo essere caduto in un pozzo profondo 30 metri all'interno del parco di Palazzo Coronini-Cronberg, di proprietà e di gestione dell'omonima fondazione, durante un'attività di orientering promossa dal centro estivo salesiano che frequentava. Cade dalla passerella e finisce vicino ai binari, incidente nel tardo pomeriggio sulla passerella ferroviaria della zona di Viale Vatt. Un uomo di 47 anni, residente a Udine, è caduto nel tardo pomeriggio da una passerella che si percorre a piedi o in bicicletta per superare il tratto ferroviario di Udine nella zona di Viale Vatt. Non è chiaro se abbia avuto un malore o se sia scivolato accidentalmente. Operaio colpito da un elemento metallico nel cantiere stradale, incidente nel primo pomeriggio a Monte Nars poco prima dell'una. Infortunio sul lavoro a Monte Nars nel primo pomeriggio poco prima dell'una per cause in corso di accertamento da parte degli ispettori del lavoro dell'azienda sanitaria. Un operaio che risiede in provincia di Gorizia, di 33 anni, mentre stava operando in un cantiere stradale per la sistemazione della viabilità, è rimasto ferito ad un arto colpito da un elemento metallico. Valle di Fieno in fiamme a Bertiolo, l'allarme è scattato intorno alle 20.30, i pompieri sono riusciti a contenere l'incendio. Insomma, dalle 20.30 i vigili del fuoco di Udine erano impegnati a Bertiolo con la squadra del distaccamento volontario di Codroipo e il supporto di una squadra e un autobotte del distaccamento di San Vito per l'incendio di alcune balle di Fieno. Infortunio sul lavoro, operaio ferito a un occhio, l'incidente in un'azienda di Pavia di Udine ha coinvolto un uomo di 37 anni che stava lavorando con un macchinario. L'infortunio sul lavoro appunto nella giornata di ieri in una fabbrica di Pavia di Udine, l'operaio di 37 anni
di età che stava eseguendo delle operazioni di lavorazione sul macchinario, è rimasto ferito ad un occhio che, per fortuna, in maniera non grave. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.